quella di Venditalia 2015 Special Edition è l'occasione propizia per dare il benvenuto a Pierangelo Lazzari in qualità di nuovo presidente di Confida qui dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno Piero. Grazie a te, grazie ai tuoi telespettatori e grazie agli associati che avranno l'occasione di vedere le immagini di questa meravigliosa manifestazione che è stata così un picadò, come dicono i francesi, ma alla grande altezza, di grande soddisfazione per gli espositori, almeno questo abbiamo potuto registrarlo, e di grande partecipazione ai visitatori, non solo degli operatori tradizionali del vending, ma anche di altri operatori interessati più in generale al food. Quindi c'è stato veramente il sorriso in questa edizione speciale, che era stata fortemente voluta con grande intuizione dal presidente Pinetti, anche col mio supporto, ma soprattutto con la sua grande idealità, con la sua grande lungimiranza. E veramente consentitemi in questa, anche il momento di sorriso, ma una piccola nota di nostalgia, di tristezza, perché questa manifestazione dobbiamo dedicarla a lui. Non c'è, ma certamente lui ci sta vedendo e sono sicuro che anche lui sta sorridendo con noi, anche se fisicamente non è qui presente. Soprattutto perché, e lui lo saprà certamente, sei riuscito a bruciarmi in un minuto tutte e tre le domande che volevo farti, ma sei perdonato perché siamo amici ormai da talmente tanti anni che è anche giusto che il tuo esordio televisivo in qualità di nuovo presidente possa riuscire a esprimere di getto, con grande emotività, tutto quello che... E con grande naturalezza e senza ricercatezza. Assolutamente sì Piero, assolutamente sì. Io continuo a chiamarti Piero perché ormai, voglio dire, insomma, mi tocca difficile chiamarti presidente, ma oggi sei a tutti gli effetti il presidente di Confida, l'associazione italiana della distribuzione automatica. Il percorso realizzato insieme a Lucio Pinetti negli ultimi 4 anni verrà così continuato, con le stesse strategie, con le stesse caratteristiche e ci si augura naturalmente con tutti gli obiettivi prefissati precedentemente. Piero, oggi Lucio manca a tutti noi, è stato un faro, continua ad esserlo. Qual è il tuo programma? Cosa si prevede per il prossimo anno in vista soprattutto del 1 gennaio 2017 in cui ci sarà un ritocco alla legislazione in termini di comunicazione dei dati e trascrizione dei ricavi nella distribuzione automatica? Certo. Guarda, Lucio diceva un'espressione nei miei confronti, diceva agli associati, Piero è quello che fa il lavoro sporco, nel senso non perché era così da rigettare negativo, ma proprio perché era il lavoro di chi ci mette le mani per farlo. E quindi nel nostro stare insieme c'era questa situazione e pertanto c'è questa volontà di continuità, nello stesso modo, nella stessa maniera da parte mia, vale dire di vedere di poter creare quelle condizioni di dialogo con le istituzioni piuttosto che con gli stakeholder e quindi portare avanti con la stessa assiduità lo stesso lavoro. Per quanto riguarda la domanda specifica che mi fai sul 2017, questo è uno degli appuntamenti, era uno dei lavori iniziati e uno degli obiettivi da portare avanti e noi abbiamo già avuto contatti con l'Agenzia delle Entrate. Certamente siamo di fronte a un fatto decisamente nuovo e che avrà un impatto sul settore, un impatto dovuto alla considerazione che l'Agenzia delle Entrate vorrà portare avanti un criterio di registrazione, di memorizzazione, registrazione e certificazione dei dati. E questo noi l'abbiamo detto in più volte, già a cominciare dagli stati generali del vending dello scorso autunno e l'abbiamo ripetuto nell'incontro, vale dire noi vogliamo offrire le migliori garanzie all'Agenzia delle Entrate rispettose dei criteri sia dettati nel provvedimento governativo sia nelle loro competenze funzionali e dall'altra parte quindi dare queste assicurazioni di certezza dei dati, ma nello stesso tempo vogliamo anche un'economicità. L'economicità di queste rilevazioni l'abbiamo così dimostrato e dovremmo ancora forse convincerli, ma voglio dire l'abbiamo già detto, che ci sono già dei sistemi di rilevazioni che sono voluti dalle imprese proprio per avere la contezza dei dati e anche della monetizzazione dei ricavi e così via, e questi possono tranquillamente essere implementati, possono dare quell'implementazione che dà
certezza, ma possono essere indubbiamente ripresi, adottati, e quindi senza andare a stravolgere completamente quelle che sono le applicazioni in uso e senza andare a creare costi aggiuntivi e, consentimi di dire, anche inutili, onerosi per il settore, che dopo il discorso della IVA, che ha comportato un drenaggio di risorse dal settore e costi per l'adeguamento dell'IVA, ipotizzare delle soluzioni che non sono in linea con il settore e comunque non tengono conto delle soluzioni già in atto al settore, vuol dire che pugilisticamente quell'1-2 che ti mette a KO. E per il settore occorrerebbe invece un qualcosa che possa riuscire a dare una spinta, un impulso per far accrescere fatturato, investimenti, raccolta e così via. Piero, noi ne parleremo ancora in modo diffusissimo attraverso i nostri strumenti, che ricordo sono vendintv.it, Vending News, la rivista bimestrale dedicata alla distribuzione automatica italiana, la Vending Newsletter e naturalmente il sito di informazione quotidiana www.vendingnews.it, il portale italiano della distribuzione italiana più guardato, più consultato al mondo. Piero, grazie. Grazie a te e grazie a voi, e sempre in bocca al lupo. In bocca al lupo a te per la nuova missione, che ha bisogno davvero di un in bocca al lupo. Noi avremo modo di sentirci ulteriormente, vederci e andare a dare un impulso quanto più possibile alla distribuzione automatica attraverso tutti gli strumenti disponibili. Grazie. Grazie a te, consentimi di chiudere. Ecco, i media del settore, in particolare in questo momento è la vostra televisione, sono elementi per noi importanti, cioè dire essenziali, per sempre raggiungere nel migliore dei modi anche gli associati, anche grazie a questo tipo di interviste, piuttosto anche grazie ad altri spazi che ci dedicate, e quindi grazie a voi per quanto veicolate per conto anche della nostra associazione. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie Piero. Amici, noi continuiamo, non andate via.